E prosegue con il maestro Federico Maria Sardelli il nostro racconto per conoscere più da vicino il mondo della direzione d'orchestra. Leonardo Rossi. Prego, guardate. Ci siamo persi e abbiamo bisogno di altri riferimenti. Le musiche del nostro tempo non ci appagano, non ci danno gioia o tranquillità quanto quelle di altri momenti storici. E in effetti è come tornare indietro nel tempo, entrare in casa di Federico Maria Sardelli. Libri antichi e strumenti a corda barocchi affiancati a un clavicembalo dipinto a mano fanno da cornice al suo lavoro di pittore, scrittore, scultore, compositore, direttore d'orchestra e divulgatore. Una passione per la musica che esplode quando è ancora giovanissimo. Quando tutti i ragazzi di quell'età lì vanno a cercare il gruppo rock, il gruppo pop, il jazz, eccetera. Io ho cercato il gruppo medievale, quindi ero abbastanza fuori dal coro. Scoprire e divulgare sono il risultato di un lavoro caratterizzato da una lenta e minuziosa ricerca per scoprire nel dettaglio l'anima del tempo di quella musica. Filologia sembra una parola vecchia, polverosa di per sé stessa. È semplicemente un paio di occhiali che io mi infilo per vedere la storia. Come mangiavano, come si vestivano, che strumenti avevano, come li suonavano, che tecnica avevano. Altrimenti la musica che io faccio di queste persone, possono essere Beatles come quelli più antichi, è fuorviante. Quello era l'incanto della musica barocca e io credo che questo incanto possa e debba essere ricreato.